Liguria sono oltre 9.000 le persone con diagnosi di malattia rara. Il 28 febbraio è la giornata mondiale delle malattie rare, nata per sensibilizzare e promuovere l'equità nell'assistenza sociosanitaria e nell'accesso alle diagnosi e alle terapie per le persone che vivono con una malattia rara. Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza è di non più di un caso ogni 2.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate è di circa 10.000, ma è una cifra che cresce con l'avanzare dei progressi della ricerca genetica. Il 20% delle malattie rare coinvolge bimbi e bimbe sotto i 14 anni. Per loro le più frequenti sono le malformazioni congenite, le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e i disturbi immunitari. Per i pazienti in età adulta, invece, le malattie rare più frequenti sono quelle del sistema nervoso e degli organi di senso o del sangue. In Liguria abbiamo due centri di eccellenza, al Policlinico San Martino e all'Istituto Gaslini, dove sono numerosi anche i pazienti colpiti da patologie rare provenienti da fuori regione. Inoltre, in ogni ASL sono presenti centri di diagnosi e cura negli ospedali e nei presidi territoriali. C'è un coordinamento regionale gestito da ALISA, che è il riferimento per tutti, elabora i piani terapeutici, i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali. Ci sono oltre 100 centri di riferimento collegati direttamente con il registro regionale malattie rare. Il 72% di queste malattie ha origini genetiche, il 20% ha origini ambientali, infettive o allergiche. Solo per il 6% dei malati esiste una cura. Ecco perché è importante continuare a sensibilizzare su queste malattie. Mi chiamo Sofia Sacchitelli, ho 23 anni e sono una studentessa di medicina del quinto anno presso l'Università di Genova. E, circa un anno fa mi è stata diagnosticata una patologia, un tumore molto raro che colpisce circa 2-3 persone ogni anno per milione di abitanti, quindi è appunto una patologia considerata molto molto rara e anche molto aggressiva, che si chiama angiosarcoma cardiaco, quindi fa parte della famiglia dei sarcomi e in particolare degli angiosarcomi, perché di sarcomi poi ne esistono diverse tipologie e la sede primitiva è localizzata a livello dell'atrio di destra. Aver avuto definitivamente la sentenza, diciamo la diagnosi definitiva di una prognosi infausta, perché il mio tumore, essendosi poi nel tempo esteso a livello pericardico, a livello polmonare, a livello epatico, dopo essere stato dichiarato inoperabile, ho deciso di pensare più che altro al futuro e alle persone che dopo di me, nel momento in cui riceveranno una diagnosi come la mia, non si sentiranno così spaventate, preoccupate, o comunque non avranno tutta questa difficoltà nel capire in quale centro andare, piuttosto che a chi riferirsi, eccetera, anche perché in Italia i centri che trattano, ma anche a livello proprio europeo e mondiale, i centri che trattano patologie come la mia sono molti, molti pochi, e quindi già uno degli obiettivi sarebbe quello. All'inizio la rabbia e le domande me le sono poste, comunque come capita a tutte le persone, ti chiedi perché proprio a me, soprattutto poi nel mio caso dicevo perché proprio una patologia così rara, perché comunque anche altri tantissimi bambini e giovani sono colpiti da patologie oncologiche, quindi assolutamente io non sono l'unica ad affrontare un percorso così duro e così difficile. Però quello che ho cercato di dire è che fin da quando sono nata, ogni volta che mi capitava qualcosa che ritenevo fosse ingiusto, poi pensavo che vedevo anche altre persone che soffrivano, persone che avevano problemi più gravi dei miei, e quindi dicevo tra me e me che in realtà le cose brutte nella vita sono altre. Dal 1 marzo partiranno 610 farmacie e 1220 medici di medicina generale con prenoto salute. Era da un po' che lo stavano provando, l'hanno trovato ottimo, l'hanno trovato veloce, l'hanno trovato semplice. Sappiamo tutti che è più potente rispetto agli strumenti attualmente disponibili, e quindi abbiamo affrettato i tempi e da domani loro partiranno. Prenota salute, fra l'altro, in questo momento ci dà particolari soddisfazioni, non solo nella fase, come dire, di prenotazione, ma anche in quella di disdetta e immediato rioccupazione dello spazio, con numeri intorno ai 18.000 prenotazioni.
Abbattimento delle liste d'attesa, che è un problema non ligure, un problema nazionale, ritengo possa essere affrontato in tre modi. Da un lato sicuramente il miglioramento, l'ottimizzazione compatibilmente con le risorse umane e tecnologiche che si hanno per aumentare e ottimizzare l'offerta. Dall'altro lato vi è la possibilità di controllare la domanda attraverso i criteri dell'appropriatezza, ma in mezzo a questi due pilastri vi è la necessità di avere a disposizione uno strumento informatico come Prenoto Salute potentissimo, un motore che permetta davvero a chiunque, medico, il farmacista, il cittadino, il prescrittore e anche i CUP e gli sportelli, di poter cercare attraverso questo strumento informatico la miglior collocazione possibile esistente nella propria ASL o area vasta. E questo ritengo sia, diciamo così, lo strumento più moderno che si può utilizzare. Noi rinunciamo a questo tipo di assistenza, oppure dobbiamo cambiare inevitabilmente l'organizzazione? Se non cambiamo l'organizzazione, continuiamo a ripeterci che mancherà il medico nella valle XYZ, manca il medico sul Ponente, sul Levante, e i cittadini non avranno la loro risposta. Allora, insieme ai sindaci, all'interno del quale c'è chiaramente una dialettica anche a volte molto dura per raggiungere quello che è l'equilibrio ottimale di offerta, ci siamo messi nelle condizioni di proporre una rete di servizi che evidentemente prevedono anche il medico di medicina generale laddove c'è, ma prevedono lo specialista ambulatoriale, e chiaramente è dedicato nelle valli interne, soprattutto alla fascia più anziana della popolazione, prevedono i medici di continuità assistenziale, prevedono anche i medici funzionari che lavorano all'interno dei distretti, che si alternano all'interno dell'area deficitaria, in questo caso l'alta Val Trebbia, anche se la bassa Val Trebbia sarà interamente interconnessa. Sempre l'alta Val Trebbia intendo fondamentalmente i quattro comuni principali, che sono Rovegno, Montebruno, Fantanigorda, Gorreto, senza escludere Rondanina, senza escludere Propata, senza escludere anche tutti i comuni comunque dell'alta Val Trebbia. Tutti questi comuni dell'alta Val Trebbia avranno a disposizione, oggi avranno a disposizione un monte orario medico molto basso. Oggi con questa progettualità, che sarà operativa al 100% appunto dagli inizi di marzo, andremo a coprire praticamente 7 giorni su 7. Ci siamo giocati molti degli antibiotici che abbiamo usato per anni e ci troviamo a dover gestire infezioni dovute a germi sempre più resistenti, soprattutto in ambiente ospedaliero. Il problema è che non si tratta più oggigiorno di una nicchia di persone, ma questi ceppi dagli ospedali si sono diffusi in parte anche nella comunità, nella popolazione in generale. Ceppi più o meno resistenti, più o meno diffusi, questo cambia da regione geografica a regione geografica. Ma alcuni di questi viaggiano da tempo nell'ambiente, dovuti a scarichi industriali, soprattutto in paesi in via di sviluppo, a un errato utilizzo degli antibiotici nella popolazione anche fuori dall'ospedale, e tutto questo ha un grosso impatto in termini di costi per i nuovi farmaci che devono essere sviluppati, ma anche costi in termini di aumento delle durate dei ricoveri e di elevata mortalità. È di questi giorni una pubblicazione italiana che raccoglie l'esperienza di qualche decina di ospedali, che vede la mortalità delle persone che hanno una sepsi da germi multiresistenti che può arrivare al 35, 40, 45% proprio per la difficoltà di gestire queste infezioni. Le allergie sono molto aumentate, diciamo, dalla metà del 1900, dagli anni 50 a oggi sono aumentate enormemente. C'è stato proprio un andamento epidemico, praticamente sono aumentate sino a interessare oggi quasi un quarto della popolazione, quindi una persona su quattro, un bambino su quattro è allergico, quindi sicuramente c'è stato un aumento reale.
I motivi di questo aumento sono molto dubbi. Uno delle ipotesi è anche quella del legame con l'inquinamento ambientale, chiaramente è stata la prima ipotesi. Attualmente l'ipotesi forse più valida è quella che i cambiamenti anche nella dieta, i cambiamenti proprio in quello che mangiamo, abbiano influenzato il sistema immunitario e abbiano favorito lo sviluppo delle allergie. Soprattutto la cosa più importante è il fatto che diciamo facciamo una dieta molto poco ricca di fibre, quindi una dieta con alimenti troppo, troppo raffinati e che quindi in questo modo non ci permettono proprio di avere un contatto diretto con sostanze che stimolano il sistema immunitario. Le fibre, soprattutto proprio la varietà delle fibre che introduciamo con la dieta, è quello che ci fa cambiare e ci fa e spinge il sistema immunitario a una migliore reazione, diciamo.